Lo scrittore statunitense Aaron Sorkin, 61 anni, premio Oscar alla migliore sceneggiatura non originale per il film dei social network di David Fincher e sceneggiatore di serie cult come West Wing, Tutti gli uomini del presidente e The Newsroom, ha avuto un ictus nello scorso novembre mentre scriveva il suo primo musical per Broadway, Camelot. Il drammaturgo e sceneggiatore ha rivelato il suo dramma in un'intervista al New York Times. Sorkin ha detto che l'ictus è stato causato dalla pressione alta e che il suo medico gli ha detto "dovresti essere morto". "C'è stato un momento in cui ho temuto di non essere più in grado di scrivere e di non essere in grado, a breve termine, di continuare a scrivere Camelot e di portare a termine il testo del musical", ha detto Sorkin, "voglio essere molto, molto chiaro. Sto bene. Non vorrei che qualcuno pensasse che non posso lavorare. Sto bene. Per lo più è stato un forte campanello d'allarme", ha confessato lo scrittore. "Pensavo di essere una di quelle persone che potevano mangiare quello che volevano, fumare quanto volevano, e che non avrebbero avuto conseguenze su di me. Mi sbagliavo". Sorkin, che da allora ha smesso di fumare, ha aggiunto: "Se riuscirò a far smettere di fumare anche una sola persona, allora sarò stato utile".